Vivere e raccontare, puntata numero 236, sono le 15.07 del 7 aprile 2021 dagli studi di Aracne TV Chiara Buccini, in collegamento con noi da Roma Giuseppe Amelio. Giuseppe Amelio è un attore diplomato all'Accademia Caracciolo di Roma e alla Roma Film Academy. Ha al suo attivo tanti spettacoli teatrali, tra cui L'omicidio di Nicola Calipari, Falcone e Borsellino, Sulla pelle delle donne. Ultimamente ha lavorato come coprotagonista di Psychedelic di Davide Cosco e poi ha tantissimo, tantissimo da raccontare. Ciao Giuseppe, grazie di essere protagonista oggi con noi a Vivere e Raccontare. Ciao Chiara, grazie. Allora, Giuseppe, entriamo subito nel vivo della tua vita professionale. Perché hai scelto di fare l'attore? Che è proprio la domanda più difficile che si possa fare, no? Allora, io penso, la domanda che ho sempre odiato era: cosa vuoi fare da grande? Questa è la cosa che uccide ogni piccolo bambino, perché tu devi dare una direzione, devi dire, ok, ora devo dire che voglio fare quello. E io non ho mai detto che volessi fare l'attore. È una cosa in cui mi ha portato la vita adesso, perché mi sono reso conto che mi piaceva essere un tramite, dare qualcosa di cui io fossi semplicemente il punto di passaggio. E chiaramente ho iniziato al liceo, perché avevo un gruppo di persone, un gruppo di amici con i quali si era cominciato a scrivere qualcosa, si era cominciato. Mi ricordo uno dei primi spettacoli che abbiamo fatto era a San Lorenzo, al Teatro Occupato di San Lorenzo, che ora non è più così. E quindi è stato un insieme di cose. Non c'è stato un momento in cui ho deciso e ho capito che volessi fare l'attore. Certo, anche l'ultimo film che ho fatto, che è stato anche il primo, la prima esperienza così grande, mi ha fatto dire: voglio stare sul set. Perché è un'esperienza molto, molto particolare. Giuseppe, proprio hai introdotto insomma, questo aspetto del tuo nuovo film Psychedelic, questo film che è uscito lo scorso anno nel 2020, è su Amazon Prime. La tua prima esperienza, hai detto, la tua prima esperienza proprio su un grande set cinematografico, tu hai fatto molto teatro, vieni, come ci hai spiegato, vieni da una formazione prettamente teatrale. Che cosa ha significato per te questo film, essere il coprotagonista, quindi un ruolo importante su questo film, in questo particolare momento storico che stiamo vivendo? Allora, che dire, io ho tanti ricordi perché è stato un mondo totalmente diverso. Il teatro ha un altro approccio. Il cinema, poi il cinema, diciamo, uno vede soltanto l'aspetto finale, ok? Perché vede l'effetto speciale, no? Vede il buio della sala, vede, come dire, vede queste scene tagliate, messe esattamente in quel modo, e invece viverlo da dentro, soprattutto per uno che non sa magari come si fa un film, anche perché io potevo immaginare certe cose, ma non immaginavo che cosa significasse rifare che ne so, quello sguardo 10 volte. E uno dice: ma come? L'ho già fatto. Beh, al teatro questo non avviene, insomma, al teatro è tutto immediato, è tutto diverso. Al teatro c'è il live, cioè al teatro quando sali sul palco, sei sul palco. E quindi c'è quel periodo, quelle 2 ore, quelle 3 ore in cui non puoi tornare indietro, puoi soltanto andare avanti. E invece, ecco, capire questo nuovo meccanismo ed entrarci dentro ti fa. Poi è chiaro, è bellissimo il cinema, ha altre dinamiche. Credi tu? Ljubavio oko nas treba da naučimo da gledamo i da volimo. Qual è la via? Lotto. Mostramelo come ti devo amare. Da oggi dimenticherai l'odore di casa. Noi siamo gli uomini delle camere d'albergo.
che non odorano di niente. Bene e male sono dietro ogni porta, dentro ogni corpo. Psichedelic è anche una trama particolare, un film particolare. Ce ne vuoi parlare proprio in un telegramma, perché dobbiamo suscitare un po' la curiosità dei nostri telespettatori, ma insomma lo devono anche vedere, non raccontiamoli tutto. Allora, io dico che Psichedelic è un film difficile. È un film difficile perché è complesso, non ha una trama ben specifica, però non è banale. E questo a me è piaciuto molto. È la storia di tre familiari, nonno, padre e figlio, che non riescono a comunicare. E vanno per la loro strada. E anche il film, perché il film ha delle tecniche particolari, delle tecniche di luci, di suono, è molto legato a delle immagini psichedeliche, appunto. Il titolo non è soltanto riferito ai mezzi tecnici, ovviamente, non voglio dire che riferisce anche all'anima, è chiaro. Però queste tre vite vanno separate, non riescono a incontrarsi, sono piani paralleli. È un po', insomma, il problema dell'incomunicabilità che stiamo vivendo in questa nostra contemporaneità, le tre generazioni che non riescono a comunicare tra loro. Sì, ma è anche proprio, secondo me, una velocità che supera il periodo che stiamo vivendo, nel senso, crisi significa proprio questo, secondo me. È quando uno pensa di poter avere un tempo per risolvere un qualcosa e invece quel tempo diventa sempre più corto e il problema sempre più grande. Ok? Quindi, mentre uno nei rapporti con i propri cari può dire io ho una vita per mettere a posto i problemi che ho con mio padre, magari, no? Ecco, invece adesso poi intorno a noi abbiamo dei problemi che proprio ci sfuggono, perché dice io non ho il tempo di aggiustarli, perché già ce n'è un altro nuovo. Io metto a posto una piccola cosa e mettendo a posto quella ho creato un altro problema, ho semplicemente spostato l'attenzione. Ed è anche difficile, per esempio, io me lo rendo conto, siamo stati in quarantena, in lockdown, anche adesso, la concentrazione, cioè vedere un film significava per me uscire di casa, prendersi un impegno, andare al cinema e sognare. Cioè, tra l'altro il cinema e il sogno hanno la stessa dinamica, perché si spegne la luce, no? Quindi tu guardi solo con la mente, diciamo, no? Ecco, e invece stare a casa, stando a casa questo non lo puoi fare. Non hai quel tempo di preparazione, non hai quel tempo di impegno che hai magari, appunto, sono le prove prima di uno spettacolo teatrale, no? Sono mesi prima di una data, sono ore prima di un ciak al cinema. Sono anche quando uno si prepara per uscire con una persona, no? È quello. Cioè, è tutto un rituale, Giuseppe. E tu ci hai proprio introdotto in questo, con questa immagine che ci stai consegnando, di questa ritualità che è venuta meno, del cinema, dello spegnere la luce, di essere davanti a un grande schermo. Stiamo vivendo un periodo molto particolare per la cultura in genere, per il teatro, per il cinema. Vediamo le strutture chiuse, cinema chiusi, teatri con le luci spente, luoghi di aggregazione culturale non più frequentabili. Che cosa significa essere un attore, un artista in questo momento, e tu come vedi queste nuove modalità anche di fare, più che di fare teatro, di proporre il teatro, magari anche in streaming? Allora, è chiaro che uno deve stare al passo coi tempi. Ok, io questo lo so, perché non bisogna né essere contrari a ciò che arriva, e soprattutto non si può stare fermi, e per stare fermi intendo stare fermi interiormente, cioè non si può dire ok, mi chiudono i teatri oppure c'è questa situazione, quindi aspetto. Questo non si può fare. E ci sono poi tante persone che veramente vivono di cultura, perché non è vero che quella cultura non si mangia. Io ho iniziato adesso a lavorare, ho iniziato da poco in realtà, sono un ragazzo e vedo tutte le difficoltà di iniziare, di entrare nel mondo del lavoro, e questo forse non era il periodo migliore, no? Per iniziare a entrare nel mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro ha già delle sue dinamiche. Però io mi chiedo,
questo nuovo mondo del lavoro, questa virtualità che stiamo cercando, è quella che vogliamo? Nel senso, magari è possibile mandare in streaming uno spettacolo, un concerto, le partite si fanno da sempre, si vedono da sempre in TV, ma è veramente quello che vogliamo? Cioè, ci fa stare realmente meglio? Perché non è tanto il punto, secondo me, di poterlo fare, perché si può fare, ma cos'è che andiamo cercando? Cioè, io ho scelto di iniziare a recitare perché mi trovavo bene in un gruppo di persone, perché mi trovavo bene con delle persone e mi trovavo bene dando a quelle persone un qualcosa. Il momento più bello, secondo me, è sempre quando o nel camerino o dopo c'è anche una sola persona che viene a dirti: mi hai fatto emozionare. Ma mi hai fatto emozionare per cosa? Per me in quanto tale? Per i Ricci? No, per quello che ha sentito e per come lo ha sentito. E non per... dipende dal contesto. E anche per quello che poi, come ci stai dicendo, rappresenta proprio il teatro, lo spettacolo live. Giuseppe, mancano 2 minuti al termine di questa nostra puntata di Vivere e Raccontare. Tu hai intrapreso un percorso ultimamente anche come formatore di teatro, come teatro terapeuta, chiamiamolo così. Sì. Quanto è importante il teatro come terapia? Allora, io ho visto veramente, ma non sono certo il primo a dirlo, persone che balbettavano riuscire a parlare tranquillamente, persone che non guardavano negli occhi farti un monologo, persone che non ti stringevano la mano darti un abbraccio. Cioè, ho visto come... Il miracolo del teatro, della recitazione. È il miracolo del contatto umano, secondo me. Di entrare in connessione con l'altro. E l'arte è il veicolo migliore. L'unico veicolo che è capibile da tutti, anche perché non si spiega. La cosa bella dell'arte è questa. Quando uno è di fronte a un'opera d'arte o sente un'opera d'arte, non deve chiedere nulla. Sorride e ha già capito. Grazie. Grazie a Giuseppe Amelio. Essere stato protagonista oggi con noi a Vivere e Raccontare. Ricordiamo, oltre alla sua grande esperienza teatrale, adesso è su Amazon Prime con il film, come co-protagonista del film Psychedelic di Davide Cospo, questa storia di 3 generazioni e l'incomunicabilità forse della nostra era. Grazie Giuseppe, speriamo di averti nuovamente protagonista con noi. Assolutamente, grazie a tutti davvero.